Tolexpo 2014, finanza.com e con Isabella Liso di Deutsche Asset Wealth Management per parlare di certificati e investimenti a lungo termine. Isabella, come si coniugano i certificates in un investimento di lungo termine? Beh, i certificati sono comunque alla base della costruzione di portafoglio per tutte le esigenze dei vari clienti. L'ideale, appunto, una volta acquistato uno strumento come un certificate, è quello di conservarlo fino a scadenza, perché solo a scadenza riusciamo ad avere esattamente quella che è la migliore performance del certificato, riusciamo a capire come ha funzionato il certificato rispetto al mercato. Gli strumenti che sicuramente sono più adatti a questo genere di necessità sono, a nostro avviso, gli Express Certificate e i Bonus Certificate. Gli Express perché, pur essendo comunque un investimento generalmente con durata lunga, quindi tendenzialmente sopra i 3 anni, comunque 3-5 anni, hanno la possibilità di redimere anticipatamente qualora il sottostante abbia raggiunto un determinato livello di mercato, e quindi a quel punto viene rimborsato anticipatamente il capitale maggiorato di quello che è il premio annuale o semestrale, a seconda di come è strutturato lo strumento. E questo è uno strumento davvero molto interessante da inserire all'interno di un portafoglio di un cliente, soprattutto con una visione di medio-lungo termine, con comunque possibilità di beneficiare di rialzi di mercato anticipatamente e quindi possibilità di essere rimborsato prima della scadenza. Di contro, il bonus certificate è un certificato che va bene in un'ottica di portafoglio piuttosto di medio-lungo termine. Perché? Perché ovviamente ci consente di ricevere a scadenza un premio purché il sottostante non sia sceso al di sotto di quello che è il livello barriera, livello che tendenzialmente è molto potenziale, perché negli ultimi anni abbiamo assistito a una soglia di livelli barriera molto più bassi rispetto a quello che avevamo visto in passato. Ora parliamo di livelli barriera sotto il 30%, quindi un investimento sicuramente potenziale che ci dà la possibilità di tornare in possesso del nostro capitale maggiorato di un premio, a condizione che il sottostante non abbia perso delle cifre importanti dalla data di emissione. Ecco Isabella, dove possiamo trovare i certificati di Deutsche Asset Wealth Management? Allora, i certificati di Deutsche Bank possono essere trovati o nelle filiali, appunto, di Deutsche Bank, qualora parliamo di collocamenti sul mercato primario, o comunque di altre banche con le quali abbiamo delle partnership, quindi bisogna rivolgersi ai propri consulenti bancari, o in alternativa possono essere acquistati per il mercato secondario sui mercati Sedex, appunto, di Borsa Italiana, che è il mercato dedicato a certificati di investimento, o sul segmento Certix di Euro TLX. Isabella, grazie, buongiorno e buon lavoro. Grazie.